Bentrovati alla nostra consueta rubrica dedicata al nostro Natale vegano. Oggi andremo a preparare il nostro primo. Si tratterà di un passato di lenticchie aromatizzato con del curry. Vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti per il nostro piatto di oggi sono: una carota tagliata a cubetti, un gambo di sedano tagliato, del rosmarino, delle verdure che noi abbiamo già triturato che andranno a formare il nostro brodo vegetale, del curry, due patate e 350 g di lenticchie. Per prima cosa andiamo ad ammollare le nostre lenticchie. Prepariamo una pentola con 3 bicchieri di acqua e poi andiamo a versare le lenticchie all'interno. Intanto abbiamo messo le nostre due patate a bollire e possiamo passare alla preparazione del nostro brodo vegetale. Vediamo, c'è la nostra Kira che dorme, speriamo che non faccia lo stesso effetto a voi a casa. Prendiamo il composto e lo versiamo dentro alla nostra pentola che abbiamo preparato con 2 bicchieri d'acqua. È giunto il momento di andare a cuocere il nostro brodo. Nel frattempo abbiamo tirato fuori le nostre patate che lasciamo a raffreddare. Iniziamo a preparare il nostro soffrittino. Prendiamo l'olio e andiamo a metterlo a spirale nella pentola. Prendiamo uno spicchio d'aglio e lo andiamo a tagliare a cubettini piccolini. Mettiamo la nostra pentola sul fuoco e quando l'olio friggerà aggiungiamo la nostra carota e il nostro sedano. Abbiamo aggiunto il sedano e ora lasciamo soffriggere. Mentre il soffritto sta andando, prepariamo le nostre patate pelandole. Le nostre lenticchie ora sono pronte per essere bollite. Siamo pronti per immergere le lenticchie nel brodo. E lo versiamo. Andiamo ad aggiungere un pizzico di curry ora e un po' di rosmarino. Poco poco di curry. E andiamo a mischiare. Adesso che le lenticchie sono sul fuoco, non ci resta altro che aspettare. Siamo giunti al termine delle nostre preparazioni. Ora dobbiamo solo frullare il tutto. Possiamo utilizzare un frullatore ad immersione oppure nel nostro caso un robot da cucina. E siamo giunti al termine anche di questa puntata. Noi ci vediamo settimana prossima con un buonissimo secondo per il nostro Natale vegano. Ciao da Eleonora!